Open è uno spettacolo che nasce da un'idea di Daniel Ezerloff all'incirca 10 anni fa ed è stato realizzato con 8 ballerini a Los Angeles. È stato poi portato in Italia in tour ed è uno spettacolo abbastanza particolare perché è composto da diversi quadri, da diverse situazioni. Si parte da una storia come il business, come la frenesia della città. Partiamo proprio dalla frenesia per arrivare poi alla poesia, che è uno dei quadri dedicato a Sorrento. Ci sono quadri dove andiamo a raccontare in maniera un po' più ironica la Carmen, quadri dove andiamo a raccontare in maniera un po' diversa Romeo e Giulietta, quindi vedremo due fazioni dove un gruppo di ballerini sarà dipinto di colore bianco e l'altro di nero per poi andarsi ad unire e diventare un tutt'uno. Questo spettacolo, anche se nasce circa 10 anni fa, ha ancora dei temi attuali come quello della sostenibilità. Infatti uno di questi quadri va a rappresentare quello che è la natura, quello che sono le piante, dove gli 8 ballerini diventano come se fossero degli alberi, dei rami, iniziano a crescere per poi danzare e per poi spegnersi pian piano. Uno dei quadri finali è realizzato completamente in videomapping, quindi vedremo la metamorfosi dei vari ballerini che passano da un pannello all'altro e diventeranno altre persone. Quindi è un quadro molto divertente che va ad utilizzare la tecnologia del videomapping abbinata con tutte le luci che questo spettacolo porta con sé. La danza va a parlare alle persone con il corpo, quindi con l'espressione corporea. Quello che per noi è complicato e riuscire ad utilizzare dei semplici gesti per trasmettere quell'emozione alle persone. Però quando si arriva a toccare quel punto dove le persone riescono a capire cosa gli stai raccontando con il corpo, l'emozione diventa veramente forte, perché tutti noi da quando nasciamo ci muoviamo, gesticoliamo, in qualche modo danziamo. Riuscire a mettere tutti quei gesti in musica e farlo percepire alle persone penso che sia un connubio veramente bello e riesca a dare delle emozioni veramente forti alle persone. Open, vi aspettiamo in teatro.